Andiamo giù? Olè! El cotiglio! Nonostante il nostro dispiacere, abbiamo comunque dato dei popcorn. Vedi? Non giudicare mai una persona No, dal proprio libro, però. certo che devi. Devi? Dal proprio libro, una persona. Certo. Giudicarla? Ovvio. Ovvio. Sei piena? Vedi? Sai, piagne fino a mo' e poi alla fine sei piena. Tutto buono comunque. Finalmente ce la possiamo chillare dopo 4 giorni di. No, stop. Mamma mia, davvero. Salve a tutti ragazzi! Ultimo giorno ti svegli dal nostro hotel super wow, diciamo. Stiamo impacchettando tutto. Che ce ne andiamo in giro per l'ultima volta. Eccolo. Un bel tempo di merda. Perché è presto e si vola. Beccate la nostra colazione. Col corni, corni al cocco qua. Mentre guardiamo la TV canarina. Canarigna. Canarosa. Sono gentilissimi loro. Top, ci ha detto pure che c'era pure. Il bagno di Il servizio. bagno. Ok. Posto? Sì, stavo controllando se sapeva come si apriva. Abbiamo lasciato le Top. chiavi? C'è pure il bagno di servizio, però si apre Sì. così, no? Ci cambiamo, ci puliamo lì. Top! Ce ne possiamo anche Aspetta, andare prima che adesso. scarico. No, pensavo fosse una cosa facile. Guido il camper appena arrivata. Sarà una solo traveler. Che dici? Che dici? Sarà una solo traveler? Oppure è solo una turista? Io ormai vedo tutti i traveler. Ti Ciao. piace? Sì, molto bello. No, parcheggio parking. Sì, parcheggio per i camper. Il Cotiglio Beach. Beach. Bitch. Gli alberelli. Carica. Sì. Il cotillo. Wow. Guarda le storie di loro. Ci vuoi andare lì? Dove Dov'è? stanno loro? Sì, mi Un sembra. piccolo porticciolo questo è, vero? Un piccolo porticciolo di El Cotillo. E poi qua c'è tutta la riva, cioè la riva, lungomare, boh, come lo vogliamo chiamare. E questa è la torre di El Cotillo. Andiamo giù? Olè! El Cotiglio! Si vuole dire il Cotiglio? Stavamo perdendo. Vamos. Vamonos! Sono le scalette. Non so quelle. Ma queste sono le scalette per andare qua. Ah, che bello! Io ho paura di beccarne No, no, è triste, è triste. Siamo andati in un negozio di souvenir a altri. No, no.
ha provato un anello, l'ha rotto e con nonchalance ha fatto finta di niente e se n'è andata. Capito? Cioè, che faccio? Io non riesco a fare queste cose, però l'ha fatta in pratica. Ora ci riveniamo perché voglio vedere quello che non siamo riusciti a vedere, ovvero Cofete, Calderon Hondo, la Popcorn Beach, immagino a questo punto. E poi cos'era che non abbiamo visto ancora? Ah, a Jui, la spiaggia nera del villaggio dei pescatori. E basta. Questa è la spiaggia che vedremo oggi. Vabbè, mo ci fermiamo. Adesso siamo stati per un sacco di posti tipici sulla strada. Mo ci vediamo lì, ci vediamo un bel Lecce Lecce e poi ce ne torniamo a Coralejo, va bene? Brava, vedi che hai trovato, come ti posso dire, Giusto spirito. Giusto spirito, bravo. No, vabbè. Ci sono? Nonostante il nostro dispiacere, abbiamo comprato dei popcorn. Vedi? Quale dispiacere? Cioè, la spiaggia dei popcorn è tutta la costa che fa i popcorn. Non è che è quella lì, rosa bianca, che vediamo? Pure, può essere. Vedi che la gente viene qua. Vedi che è questa, guarda qua, tutto popcorn rosa. Niente, è così, è un po' così, guarda che faccia, E dice che non è arrabbiata, c'è una faccia, c'è? E questa faccia allora che cosa rappresenta, diciamo? Niente. C'è una faccia di una che ti vorrebbe... C'è la strada per andare al centro commerciale. Thank you. Gracias. Non te gustano estas lugares sì, sì. Turísticos così? A me piacciono molto. Ma lei sta leggendo Circe. No, bello. Non giudicare mai una persona dal proprio libro, però. Certo che devi. Devi? Dal proprio libro, una persona? Certo. Giudicarla? Ovvio. Vabbè, io voglio Lecce, lo fanno? Vabbè, ma glielo chiediamo. Stiamo in un posticino top, che è sulla costa. La ragazza si è presa una bella pinta di birra e mi sta provando il Lecce Lecce per me. Giusto? Com'è questo Lecce Lecce? Buonissimo. Buonissimo. Vabbè, ma non è che puoi dire che sono tutti buonissimi. Sicuramente sarà peggio di quell'altro che hai bevuto un'altra volta. Vabbè, il primo abbiamo bevuto era più buonissimo. Buono. Poi quello che ho bevuto ieri ieri quello di ieri era buonissimo. Vabbè, hai detto che sono buonissimi in pratica entrambi. Sì, stai dicendo? L'ho detto con un'enfasi diversa. Sì. No, era ancora più buono quello che ho bevuto ieri a Puerto del, come si chiama? Del Rosario. Puerto Rico. Puerto del Rosario. E io mi prendo questo Lecce Lecce super extra large. Questo sta più di cappuccino. No, già sei stizza. Sei stizzata? Sei stizzata? Stizzita ancora in stizzata, però stiamo sempre davanti al mare, eh. Quindi può essere brutto quanto ti pare, ma stiamo sempre davanti al mare, quindi è tutto più bello. Se può dire? Se può dire? A Fuerte ci vivrei. Che stilo! A Fuerte ci vivrei più che a Lanzarote, lo sai? Ancora io? Che altro? No, sì. Vabbè, ancora io. No, pure a Puerto del Rosario non ci vivresti. Ma un po' di meno, perché l'ho vista un po' vuota. Perché di qua andiamo? Perché qua dobbiamo andare verso il nostro ristorante carino. Ah. Questo compadre. Di qua sul muro. Sul muro? Diciamo che non ci si può andare dal muro. Siamo lì. Però forse là lungo costa ci si poteva andare, eh? Invece di farci. Non c'entra la città. Comunque, una birra grande, un Lecce Lecce grande. Quanto abbiamo speso? 4,20€, ragazzi! Ragazzi! Ma guarda quanto è bello, è tutto super bello. Questo qui lo Scompadres. Ma quanti sono belli questi? Bar lo Scompadres. Che serie più brutte che potevi trovare? Vabbè, andiamo dove vai tu. No, non mi piace niente. Vedi, cucina tipica canaria, però. Vai, no, dimmi. Ogni volta che non ti va di fare qualcosa, inizi a trovare. Tu dici, no, per me va bene. Però quello c'ha la pistella, però sai, però così allunghiamo. Però, ecco, sempre tu dici che va bene perché non hai neanche le palle di dire no. E dopo tutte queste premesse, no, perché io so così, guarda che è bello.
è triste perché. Ecco perché pensa che questo è un luogo di sempre turistico. Quello che voglio, perché poi se faccio quello che scelgo io e vedi come sta. Però che vuoi, scusami. Infatti, se faccio l'esempio tu, io mi prendo le responsabilità, no, delle cose e poi dopo alla fine vedi come sta lei. Perché io non mi arrabbio mai se le due cose vanno male. Ma neanche hai mangiato, cioè neanche ha mangiato, non penso quanto è malata. Neanche ha mangiato e dice già, no, perché no, non va bene, questo è proprio l'uovo turistico. No, non si fa. Eccola, eccola. Sto guardando le facce delle altre persone per vedere se sono felici. No, non sono felice. Grazie, adios. Questa è una delle otto portate. Ah, le otto portate? Sì, sono otto portate. Ah, non l'avevo capito. Sì. Sei piena? Vedi? Sai, piagni fino a mo e poi alla fine sei piena. Tutto buono comunque. Vabbè, sì, alla fine è buono. Niente, niente, sono rimasta delusa perché io volevo le tapas. Le tapas. Vabbè, però ti sei mangiata. Che era? Quello messicano? No, burritos? Tacos. I tacos. Buoni. Però non sei mangiata i nachos. Sì. Quando io non voglio parlare con te, parlo con lei. Veramente ho scoperto che le tapas non sono un piatto. Sono tanti piatti. Però alla fine è buono. Dai, questo cosa è buono, ti è piaciuto? No, alla fine è buono. Certo, è tutto buono. Si sta mangiando. Che mangi tu? Funghi e gamberetti. E io invece ho mangiato formaggio fritto. Che mi sa che è tipo tipico di qua. Perché l'ho visto ovunque. No, vabbè. C'è sto di stizza, diciamo. Se vuol dire. Tapas, mortacci, forse tapas. Le tapas, oh, non è idea di tapas. Siamo pieni come uovi. Finalmente ce la possiamo chillare dopo quattro giorni di... Non stop. Mamma mia, davvero. Siamo stati bravi però quattro giorni. Sì. Siamo stati bravi, no? Sì, siamo stati bravissimi. Chilling proprio.